Che cosa si può fare ancora concretamente? Io credo che subito non si possa fare niente oggettivamente, però c'è l'impegno, subito significa domani mattina, c'è l'impegno di costruire un'alternativa perché si possano recuperare alcune attività che riguardano poi l'emergenza sanitaria, perché l'Alta Irpinia, con la chiusura della chirurgia del pronto soccorso a Sant'Angelo, la chiusura dell'ospedale di Bisaccia, io credo che gli vengano negati i diritti fondamentali. Noi dobbiamo assicurare quello che è un diritto fondamentale, cioè il diritto alla salute, salvo poi, in prima emergenza, salvo poi a indirizzare l'ammalato, il paziente, in una struttura che è, insomma, più completa e più complessa. Questo credo che possiamo fare e questo dovremmo fare. Ma io ho già fatto l'interrogazione a Caldoro stamattina, il quale chiedo che ci sia per l'Alta Irpinia lo stesso trattamento che è stato fatto anche in presenza del piano, insomma, approvato per alcune strutture ospedaliere del Salernitano e per la deroga per le cliniche private. Sicuramente all'interno della stessa provincia di Avellino non è possibile che un intero territorio come l'Alta Irpinia non possa avere né un pronto soccorso né un punto di ricovero. Per cui io credo che noi dobbiamo, in accordo come hanno detto i sindaci, il Consiglio Comunale, io condivido, chiedere al commissario Florio di sospendere questo tipo di delibera che procedeva alla chiusura dei due plessi ospedalieri e ricontrattare immediatamente con Caldoro che la provincia di Avellino, che è l'unica virtuosa, non può essere penalizzata e in Alta Irpinia non ci può essere assolutamente nessun servizio sul terreno di ospedaliero e quindi fare in modo che la struttura di Bisaccia possa mantenere la funzionalità di un ospedale. Ma sia concretamente come istituzione e come parlamentare, sia politicamente come rappresentante sul territorio del Partito del Popolo della Libertà, il mio impegno a livello istituzionale centrale da Roma è stato alto sin dal primo momento per Bisaccia, contro la chiusura, l'eventuale chiusura di Bisaccia. Adesso mi fa piacere che c'è questa sinergia tra i sindaci, consiglieri comunali dei paesi di Bisaccia limitrofi, consiglieri regionali, indipendentemente dalla loro estrazione politica, per presentare un forte documento al commissario Florio e cercare di non solo salvare l'ospedale di Guglielmo, ma se c'è un piano di riconversione, addirittura, perché no, cercare di migliorarlo. La partita che si gioca tra Roma e Napoli? Ma è una partita che si gioca esclusivamente in Regione Campania, per essere chiaro, perché la Regione ha avuto un problema rispetto a quello finanziario, che è lo sforamento del patto di stabilità, per troppi sprechi che per anni sono avvenuti nella sanità. Adesso sicuramente la Regione capirà che attraverso il dialogo, in questo caso costruttivo, si riesce anche a valorizzare quello che è il sistema virtuoso della provincia di Avellino. L'ospedale di Bisaccia, l'ospedale di Sant'Angelo Lombardi, di Ariano Irpino, di Avellino e di Solofra non rientrano nei cosiddetti sprechi. Allora la Regione, i commissari, in questo caso il Presidente Caldoro, dovrà intervenire dove ci sono gli sprechi. È lì che bisogna abbattere gli sprechi e migliorare la qualità del diritto alla salute e soprattutto migliorare quello che il cittadino chiede, ossia avere un punto di riferimento sempre vicino per la propria salute.